Dunque abbiamo un'altra testimonianza in merito a Elementare Watson, abbiamo sentito poc'anzi Carlo D'Amicis, adesso sentiamo Pino Marino che è l'ideatore di questo evento. Marino, buongiorno. Buongiorno a voi, come state? Tutto bene, bene. Tu come stai? Vabbè, decorosamente direi. Decorosamente mi piace molto, sì. Mi piace molto perché attiene a quel minimalismo che ho fatto mio da tempo, senza fare grossi progetti, vado avanti e non rimango mai deluso, quindi decorosamente mi piace da morire. Sì, cosette a braccio, insomma, quelle raggiungibili a 1,5 metri. Bravissimo. Poi lasciamolo alle gambe. Allora, caro Pino, dunque, questo Elementare Watson, abbiamo sentito Carlo D'Amicis, abbiamo sentito le finalità edificanti di questa operazione, ma poi naturalmente c'è anche la partita, che sarà un momento di grande godimento, soprattutto per coloro i quali sono ammiratori di chi la partita se la giocherà. Beh, direi che insomma, l'obiettivo è raggiungibile anche grazie a questi annessi, quindi esattamente sabato 4 alle 11:30 il pubblico avrà ingresso, come già sapete, ingresso alle tribune, accesso alle tribune portando un libro adatto alle scuole elementari. Ognuno può ripescare nel proprio archivio personale un libro che è stato fondamentale oppure in qualche modo procurarselo, anche più di uno. E dalle 11:30 si accede alle tribune e alle 12 inizieremo noi, insomma, a dare il nostro peggio. E fra noi, vabbè, la nostra rosa è abbastanza ampia, però per sabato 4 sono previsti, lo dico in anteprima perché sono giunte le convocazioni del mister poco fa, sì, quindi sì. Posso darvi un anticipo su Valerio Mastandrea presente, Daniele Silvestri presente, Daniele Liotti, Montanari, Marco Giuliani, il sottoscritto militante sulla dorsale sinistra, quella tirrenica. Non sappiamo se Niccolò Fabbi arriverà all'ultimo minuto, e poi insomma tutti gli altri, Marco Conidi, ci sarà anche Andrea Pesce, ci saranno Pier Cortese, Roberto Infascelli, c'è anche Diego Zoro Bianchi, convocato per sabato e dato per certo, quindi poi ne dimentico alcuni, ma abbiamo anche una panchina. Anche in questo caso onorevole. Mi piace molto l'idea di arrivare e poter entrare con dei libri, portateli il più possibile, perché saranno atti a costituire una biblioteca per bambini, per ragazzi, per giovani. Ovviamente tenete conto anche la finalità della lettura relativa alla fascia anagrafica a cui si rivolge. Sicuramente noi a casa avremo chiunque di noi dei libri idonei, no, a questa fabbisogna, quindi mi piace molto anche il fatto che tu ci abbia pensato, Ma guarda, è molto semplice, ti prendo un minuto per tutto il tempo che vuoi allargare questo, grazie mille caro, questo concetto che è molto elementare, giusto appunto, perché noi abbiamo usufruito all'epoca, all'altezza delle nostre scuole elementari, di benefici che erano più o meno dati per certi, quindi gite, uscite, cinema, teatro, museo, acquari, pesci, eccetera. Oggi, facendo un giro in questi ultimi 2 mesi nelle scuole elementari statali, di quelle parlo, più ti allarghi a cerchi concentrici dal centro, che comunque non è tirato fuori da questa problematica, ma più ti allarghi più ti rendi conto che in realtà le scuole elementari statali non hanno più la possibilità di uscire dalle classi per le gite, non hanno più le risorse, a parte acquistare carta igienica e banchi spesso a carico dei genitori, ma per esempio nella circostanza la scuola elementare di Torre Maura, che sarà poi lei a beneficiare di questa biblioteca, non ha neanche i banchi, quindi in realtà c'è un momento nella vita in cui si acquisiscono, si incontrano e si hanno degli innesti con quelle che saranno le passioni della vita. Nelle medie già un po' tardino, perché a 12-13 anni siamo più occupati a metterci la riga da una parte o con la gelatina e incontrare la fidanzata. In realtà c'è un momento preciso nella vita che è quello in cui ci si appassiona dei pesci piuttosto che di un cantante, piuttosto che del teatro. Allora Elementare Watson è un'idea per far intervenire a livello, diciamo, propedeutico, a livello paradidattico, collaborando con alcuni maestri volenterosi di queste scuole per portare a loro delle iniziative e insomma mettere nella possibilità ai bambini di avere degli impulsi dall'esterno, perché stanno un po' chiusi nelle loro aulette con il libro di testo e stop. E questa partita, con la collaborazione della Nazionale Scrittori, che
che ha aderito, insomma, noi avremmo dovuto incontrarci per un'amichevole, invece l'abbiamo inserita nel, diciamo, nel palinsesto di questo elementare Watson, che è una cosa un po' più grande, e sarà un episodio di questa attività parallela alle necessità delle scuole elementari. Molto, molto, molto bene. Peraltro ti invito anche a salutarci il nostro amico carissimo Daniele Lomonaco, la risposta capitolina a Richard Gere, una sorta di Richard Gere alla vaccinara, per capirci, insomma. Beh, confermo, il nostro mister, insomma, esatto. Appena tornato da Barcellona, peraltro, perché è andato a Barcellona a seguire la partita al Neo Camp di Barcellona-Real Madrid, e quindi è tornato con degli schemi nuovi. Esatto. Questo è fantastico. Pensa che Daniele con gli schemi. Poverini. Daniele con gli schemi nuovi. Noi abbiamo molto fiducia nel nostro mister, e sta cercando telefonicamente di passarci gli schemi del Barcellona, in modo che noi... Telefonicamente è bellissimo. Esatto. Molto, ma molto bene. Ok, ci vediamo sabato, Pino, e complimenti ancora. Grazie anche a voi, vi aspettiamo tutti. Ok, Pino Marino, elementare Watson.